Era il 1° gennaio del 1955, quando da questi stessi locali uscì nella forma di una bobina il primo cinegiornale ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Eravamo nel pieno della ricostruzione post-bellica, dopo i lutti e le devastazioni causate dal conflitto a rotabili impianti delle nostre ferrovie. E in quel fervore di costruzione e direi di progettazione si rese necessario per l'azienda documentare tutte le tappe di questa colossale attività di ricostruzione. Nella relazione dell'anno finanziario 1949-1950, qualcosa molto simile ai bilanci che oggi utilizzano le società, si ravvedeva la necessità di istituire un centro di documentazione e propaganda, proprio perché venisse filmato e fotografato ogni atto e ogni iniziativa nuova che doveva dare il volto moderno alle ferrovie del XX secolo. Alle dirette dipendenze del Servizio Personale e Organizzazione delle FS fu istituito un servizio documentazione interna, all'interno del quale fu istituita poi la fototeca delle Ferrovie dello Stato, con l'incarico di documentare, insomma, ciò che accadeva nei nostri impianti e nelle nostre linee dal Brennero fino alla Sicilia. E il deposito documentale per tanti anni è stato proprio qua, in questi ambienti, che la Fondazione FS, a partire dal 2013, ha progressivamente restaurato e soprattutto riordinato, dividendo migliaia di fotografie, centinaia di metri di bobine lineari, dividendoli per età, per natura, per soggetto, ma soprattutto intraprendendo quello che la modernità ci chiede, la completa dematerializzazione del supporto, garantendo a tutte le generazioni future che questi treni, questi video, queste foto potranno essere sempre fruibili. Negli anni, in particolar modo nel decennio 60, la sezione documentazione produsse numerosi film destinati a illustrare gli aspetti dell'attività ferroviaria, avvalendosi anche della collaborazione di case cinematografiche private. E all'interno della sede di Villa Patrizi, dove ci troviamo, furono attrezzati un laboratorio per la lavorazione e il montaggio dei film, una sala di proiezione con ben 48 posti a sedere e, come ho detto, la fototeca centrale, comprendente lo schedario di consultazione, un deposito di copie fotografiche già pronte, e lo stesso schedario permetteva la ricerca per argomento e consentiva la visione immediata di tutti i soggetti disponibili. Nel biennio 1953-1955 le attività della sezione autonoma documentazione trovarono un nuovo impulso. È di quegli anni l'idea della Direzione Generale delle Ferrovie di pubblicare una nuova rivista destinata al personale, Noi della Rotaia. Il titolo era emblematico. Tutti i ferrovieri in tutta Italia dovevano concorrere con il loro lavoro sui treni e sulle linee a questo enorme processo di ricostruzione nazionale che rimarrà poi negli annali della storia. Ma soprattutto il titolo era evocativo. L'orgoglio della divisa, l'orgoglio di prendere servizio a ogni latitudine, a ogni stagione, in ogni angolo della rete. E come documentare questo nuovo foglio informativo che inaugurava l'attività redazionale delle FS, attingendo all'enorme bacino che negli ultimi anni si era sedimentato qui. Foto, più di 290.000 scatti fotografici, costituirono il corredo fotografico di Noi della Rotaia. Gli anni passano e i cineoperatori della fototeca, tutti ferrovieri che caricavano le loro macchine da presa nello zaino partendo con i treni notturni delle ferrovie, assistono a un'epoca particolare, quella appunto degli anni 70. La mole fotografica aumenta progressivamente, ma in quel decennio mitico coesistono sulle nostre ferrovie gli ultimi tipi di trazione elettrica, diesel e a vapore. Quella elettrica, trifase, che cesserà solo nel 1976 sulla rete ligure-piemontese. Quella a vapore,
che alla fine degli anni 70 va definitivamente in pensione, e il cambio generazionale tra le locomotive aerostatiche che negli anni 70 cedono il passo a quelle di nuova concezione. Pensiamo quindi quanta documentazione a livello di trazione e di macchine e di carrozze in quegli anni si sia sedimentata qui. E poi gli anni 80, gli anni delle livree navetta, gli anni soprattutto del bianco e rosso delle TR-450. Il pendolino, nei suoi primi mesi di servizio, o meglio, di pre-esercizio, veniva inseguito dai nostri fotografi e immortalato nelle curve e nei rettilinei più belli della nostra rete ferroviaria. E poi la nuova epica storia dell'alta velocità italiana, il consorzio Trevi con la progettazione del nuovo ETR 500 e, alla fine degli anni 90, la costruzione della rete ferroviaria ad alta velocità. Siamo passati quindi in 70-80 anni di storia, da documentare le ultime vaporiere che spegnevano i forni ai moderni elettrotreni con le loro forme avveniristiche che alzavano i pantografi verso una nuova epoca. Gli albori del 2000 vedono il gruppo FS impegnato in una grande svolta dei processi industriali e l'accelerazione sui grandi processi infrastrutturali del paese, e quindi l'archivio audiovisivi delle Ferrovie dello Stato venne lasciato in un limbo apparente. Solo dal 2013, con la creazione della Fondazione FS, l'archivio audiovisivi viene inglobato nel patrimonio del nuovo ente e parte il progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del gruppo Ferrovie. Nel 2015 la Fondazione acquisisce ulteriori fondi fotografici, ad esempio quello del Servizio Materiale e Trazione di Firenze, che racchiudeva oltre 9.000 immagini tra lastre in vetro, negativi su pellicola, prodotti verso gli anni 30, fino ad arrivare alle diapositive dei primi anni 70. Nel 2016 nasce il portale archivistico della Fondazione FS Italiana, interamente digitale, con lo scopo di rendere visibile e disponibile alla consultazione di tutti questo grande patrimonio di immagini e documenti. Il portale archivistico, suddiviso in settori tematici specifici, mostra tramite l'enorme lavoro di dematerializzazione una grande storia tecnica che attraversa tutto il Novecento italiano, offrendo una rappresentazione unica ed originale dell'evoluzione, del gusto e della tecnica italiana. L'archivio audiovisivi attualmente conserva 350.000 fotografie analogiche, 170 album antichi di stampe e circa 500.000 di fotografie digitali. E le fotografie abbracciano tutta la storia delle nostre ferrovie, benché prima del 1940 fu l'Istituto Luce, per incarico del governo, a documentare la storia dell'attività ferroviaria italiana. L'archivio raccoglie inoltre la produzione cinematografica delle Ferrovie dello Stato. 3.000 pizze, come si usava definirle gergalmente, di pellicola e circa 3.500 cassette. Oggi tutto digitalizzato secondo la miglior tecnologia disponibile sul mercato. Anche l'attività di montaggio era affidata, diremmo oggi, a un ferroviere regista. Al banco di questo strano strumento, conservato ancora oggi alla Fondazione, chiamato moviola, dove la bobina, che arrivava tramite il cineoperatore rientrato in treno la notte precedente, veniva aperta e montata in una maniera molto artigianale. I pezzi che andranno a costituire il video venivano tagliati e incollati con del nastro adesivo. In questo modo, su questo piccolo strumento, si dava continuità all'immagine che doveva costituire il nostro film, tagliando tutte le parti che non erano spendibili per il pubblico aziendale. Ed eccoli i ferri del mestiere con i quali i nostri colleghi ferrovieri fotografi hanno immortalato per decenni il vissuto quotidiano delle nostre ferrovie. Questa Rolleiflex con lente tedesca, oppure questa macchina da presa, la quale nei ricordi dei nostri archivi riprendeva il Settebello sfrecciare a 160 km/h nella tratta che da Firenze portava a Roma.
Questo enorme patrimonio di dati, quasi lo scrigno dei ricordi di famiglia delle nostre ferrovie, che io ho tentato di rappresentare in pochi minuti, è già presente sul web, al portale archivio fondazionefs.it, sito che a breve vedrà un nuovo design, un potenziamento delle immagini, della facilità di navigazione e di download, e soprattutto di nuovi contenuti per tutti.